Buongiorno, torniamo a parlare dei radiatori svedesi. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale, che hanno guardato il precedente video, e ringrazio anche quelli che mi hanno scritto chiedendomi lumi. Io non lo faccio per mestiere, ho condiviso una mia esperienza con cui mi sono trovato molto bene. E a chi mi chiede lumi, in merito a un passaggio a tutto elettrico, abbandonando definitivamente il gas, ricordo che bisogna ponderare molto bene. Come ho detto nel precedente video, io l'ho fatto in una casa piccola, di nemmeno 48 metri quadrati. Tre stanze, in tutto, salone, cameretta, salone camera, una cameretta che è più grande del salone, una cucina abbastanza grande, oltre al bagno. Bisogna fare attenzione al fabbisogno energetico, perché un gestore di elettricità non può generalmente dare più di 6 kW. Quindi nel mio caso 6 kW sono stati sufficienti e che bisogna stare attenti al fabbisogno energetico facendo poi la somma di tutti i dispositivi necessari dentro una casa. Cominciamo con un radiatore per stanze. Il radiatore chiaramente dipende dalle misure della stanza. Poi bisogna aggiungere chiaramente un boiler per l'acqua calda. Bisogna aggiungere un piano cottura a induzione, un forno, la lavatrice e poi, non è detto che ci sia, ma potrebbe esserci, una lavastoviglie. Se tutto questo riguarda una prima casa, dobbiamo chiaramente fare molta attenzione perché tutti questi dispositivi verranno utilizzati molto. Se parliamo di una casa del weekend, magari non abbiamo, per esempio, anche la lavatrice, ma il resto l'avremo sicuramente. Alcuni dispositivi sono accesi praticamente sempre, magari in maniera intervallata, ma sono accesi sempre. Parliamo del boiler e parliamo dei radiatori, ovviamente. Lavatrice funzionerà solo quando è necessario, piano di cottura e forno, piano di cottura più del forno, quando è necessario. Io al momento, con tutta questa roba qua, non mi sono mai trovato nei problemi, non mi è mai saltato il contatore, anche se ci faccio attenzione, ma nemmeno troppa. Quindi, quanto riguarda i radiatori della marca che ho utilizzato io, non ci sono di tante marche, non tante, ma non ci sono più marche. Ci sono radiatori da 600-800, allora 600 watt per stanze da 15 metri quadrati massimi, 800 watt per stanze di massimo 20 metri quadrati, 1000 watt per stanze di massimo 24 metri quadrati, 1500 watt per stanze di massimo 35 metri quadrati. Ai cliccatori, pollice verso, chiaramente faranno attenzione, qui si parla di metri quadrati, in effetti sarebbe meglio parlare di metri cubi, qui evidentemente hanno considerato un'altezza media sui 2,5 metri e hanno tradotto direttamente in metri quadrati, che è una misura più semplice per il comune cittadino. Io volevo utilizzare tranquillamente per metri quadrati quelli da 600 watt, ho preferito utilizzare quelli più grandi, 800, ma consiglierei anche di passare ai 1000, regolando poi opportunamente il termostato. Vedete come nel caso mio praticamente tre termoconvettori da 800 watt fanno 2,4 kW. Aggiungeteci il piano di cottura, senza considerare il massimo di consumo del piano di cottura, perché
piano di cottura utilizziamo sempre 1/2 fuochi, qualche volta 3, mai tutti e quattro i fuochi alla massima potenza, anche perché non basterebbe quasi 3 kg che ci vogliono per metterlo al massimo piano cottura. Tutto qua. A chi per esempio, chi mi ha scritto in merito alle case vacanze, la cosa sicuramente è interessante, molto interessante, perché probabilmente non ci sono le lavastoviglie, magari probabilmente non si utilizzano le lavatrici e solo il riscaldamento. Può essere interessante come soluzione, dipende sempre quante stanze si hanno. Se uno ha 2 o 3 stanze ci può stare dentro, se ne ha di più, da ponderare. Sistemi di riscaldamento ce ne sono tanti, insomma, potete utilizzare, dovete scegliere quello più opportuno. Io qui per esempio non ho potuto utilizzare le pompe di calore perché non posso appendere fuori dalle facciate le pompe stesse, i gruppi frigo. Sono una casa medievale vincolata e quindi non lo posso fare. Ma se uno per esempio abita in una casa dove ha i terrazzi fuori e c'è spazio per mettere i gruppi frigo, può farlo tranquillamente. Quindi a voi la scelta, insomma, fate i conti. Non è difficile perché si tratta di tutte le esistenze, quindi la somma è facile, è abbastanza veritiera. Spero di aver risolto i dubbi di quelli che mi hanno scritto. Rispondo direttamente con questo video, vi ringrazio e prossimamente farò un altro paio di video sui radiatori svedesi, di cui uno in merito al sistema che ho messo per comandarli a distanza. Una cosa simpatica, molto utile, da gestire tramite lo smartphone. Grazie, alla prossima.